Obiettivo News. Siamo qui oggi nei nostri studi per presentare un evento che si terrà a breve in quel di Rivara. Come tutti sapranno, lo scorso anno Rivara è stato teatro della prima edizione del Festival del Gelato. Quest'anno si bissa con la seconda edizione. Siamo qua nello studio in compagnia di Marco Nicolino, Masto Gelatiere, organizzatore cuore pulsante dell'evento, il sindaco di Rivara Roberto Andriollo e Luciano Gaiz, presidente di Associ Insieme. Un evento che si terrà quest'anno non più nel mese di giugno, ma nel mese di maggio. Chiediamo a te, Marco, il perché del cambiamento di questa data, di questo mese. Abbiamo anticipato un po' perché per venire incontro poi ai gelatieri, ai miei colleghi che comincia la stagione, siamo sempre stati impegnati, visto che non abbiamo questo eccesso di aiuti in gelateria, allora se anticipiamo di un mesetto magari riusciamo un po' a gestirla meglio. Quanti maestri gelatieri saranno presenti? Saremo in 12, un po' sparsi per tutte le regioni d'Italia, ognuno porterà un qualcosa di suo che lo rappresenta, tutto nella massima artigianalità possibile, quindi l'obiettivo è proprio questo. Quindi gelati artigianali con prodotti comunque locali, puntando sulla qualità del gelato. Del gelato, sì, praticamente l'obiettivo è quello di non solo valorizzare la materia prima, quindi da chi va a produrre la materia prima, chi lavora le fragole, per esempio, i mirtilli, quello che sia, alla trasformazione al gelatiere fino ad arrivare al consumatore. Quindi una filiera di artigianalità pura, un po' di pazzia anche perché farsi tutte le cose oggi c'è un gran lavoro. E quindi dare un po' questo valore alle persone che sono all'interno e per far assaggiare qualcosa di un po' di passione in più, come si dice. Certo, quest'anno sarà dal 5, 6, 7 maggio, sempre all'interno del Parco di Villogliani. Quali saranno le novità rispetto all'anno passato? Novità, abbiamo dal punto di vista gelato abbiamo inserito uno stand, un'area dedicata che sarà dedicata alla degustazione sensoriale guidata con Lisa Fontana, che è un'esperta, dove ci sarà la possibilità di essere guidati sull'assaggio del gelato in tre fasi. Quindi una solo gelato dolce, uno gelato dolce e gastronomico ed un terzo appuntamento un gelato dolce, un gelato gastronomico in abbinamento con un vino dolce o passito. Abbiamo delle novità interessanti, non vi posso dire quali saranno i gusti, ma vi posso dire che sarà un'esperienza incredibile perché chi avrà la voglia di partecipare avrà la possibilità di imparare veramente a sentire come percepire delle cose che mangiando così a volte non percepiamo, ma non sappiamo dire magari il perché. Quindi mi piace quel gusto, ma non capisco il motivo. Lì capirai il perché. Certo, l'anno scorso ha avuto anche molto successo la cena gourmet. Verrà riproposto anche quest'anno? Cena gourmet non possiamo farne a meno, abbiamo già tantissimi prenotati. Anche se non sono ancora aperte le iscrizioni, abbiamo già gli iscritti dell'anno scorso che estinguono. E avremo sempre 4 chef, prepareranno un piatto, abbineremo un gelato gastronomico a ogni piatto. Ed ogni piatto racconteremo sempre con un nutrizionista anche che è qui del posto e ci racconteranno insieme sempre a Lisa Fontana un po' il motivo dell'abbinamento, un po' come degustare questi piatti. All'interno del programma della kermesse anche altri appuntamenti gastronomici e di cultura, di intrattenimento. Si terranno anche dei talk show all'interno del tendone, diciamo, dove interverranno. Sì, sì, abbiamo Fabio Bongiorni, quest'anno abbiamo coinvolto Fabio Bongiorni che si dedicherà a tutte le interviste e faremo degli appuntamenti negli appuntamenti, quindi avremo i produttori che verranno intervistati, avremo i vari gelatieri, avremo degli ospiti, sia nel reparto gelato sia nel reparto maestri del gusto che faranno parte alcuni anche della manifestazione, altri dal punto di vista del cibo per esempio, perché ci sarà una piazza dei sapori dove ci saranno 5 o 6 maestri del gusto che prepareranno ognuno un piatto particolare da poter degustare. Non c'entra col gelato, ma questa è una parte che a un certo punto dovremmo mangiare qualcosa. Quindi. Certo.
Roberto, Rivara quindi si offre di nuovo come protagonista per ospitare questo grande evento, un impegno anche per il Comune, non da poco. Ma è un impegno importante e gratificante, perché effettivamente l'ho comandato l'anno scorso, quest'anno speriamo che si replichi in positivo. È un evento diverso dal solito, un evento che è elevato di sia culturalmente che di qualità. Quindi il bello di Rivara è che sta offrendo delle opportunità a chi vuole fare qualche cosa di un certo valore, di un certo spessore, di poterlo fare a Rivara. Rivara, noi siamo a braccia aperte quando si è detto facciamo la seconda edizione, perché l'anno scorso comunque è stata faticosa per tutti, e quest'anno riprendere in mano tutta la situazione, il lavoro che c'è dietro. Io sono fianco a fianco con Luciano, che è la parte, diciamo, il cuore logistico e organizzativo. Effettivamente c'è un tanto, tanto, tanto lavoro. Però questo lavoro è gratificato dalla gente, quando viene si trova ad essere accolta bene, a vedere un paese, riscoprire o scoprire un paese veramente bello. L'anno scorso abbiamo avuto proprio molte persone che sono andate via dicendo, non sapendo dove era Rivara, conoscendo Rivara. Per noi questo è molto importante come amministrazione, perché dobbiamo far conoscere una delle piccole perle del Canavese. Rivara è una delle tante perle del Canavese, quindi dobbiamo farle conoscere meglio. E il Festival del Gelato, fatto in questo modo, non è una sagra, ma qualcosa di veramente elevato come qualità, a noi fa piacere come amministrazione appoggiarla in pieno da tutta la nostra disponibilità. Sì, un appuntamento, diciamo, a 360 gradi con il territorio, con Rivara e con tutto quello che di culturale e di gastronomico e enogastronomico ci si può... Assolutamente sì, perché poi fa piacere avere questi maestri gelatieri, avere questi maestri del gusto, anche del territorio, anche in altri settori, come diceva Marco, che verranno a presentare i loro prodotti. Maestri del gusto, quindi maestri che già per se stesso lavorano con alta qualità. Poi abbiamo dato uno spazio anche ai nostri commercianti, alle nostre attività rivaresi, perché devono anche loro farsi vedere e farsi conoscere. E avremo le guide, come dicevamo, che accompagneranno per far conoscere il territorio, per far conoscere Rivara. E quindi mentre passano a vedere il paese, vedranno anche le attività commerciali, vedranno anche le altre parti. Quindi è un qualcosa in più che diamo per far conoscere Rivara. Inaugurazione ufficiale venerdì 5 alle 18. Alle 18 apriremo prima i cancelli per la gente, diciamo, per cominciare a gustare queste prelibatezze. Però alle 18 faremo quello ufficiale, dove interverranno anche personaggi importanti della politica e del territorio. Quindi. Proprio per dare proprio prestigio a questo inizio di attività. Ecco. Poi proseguiremo i due giorni successivi alla grande. Quindi. Luciano, Roberto ha appena parlato comunque di Rivara Socio Insieme, che è il cuore, diciamo, logistico e organizzativo di tutto l'evento. Sì. Quali sono state le migliorie rispetto allo scorso anno? Come si appresta ad inaugurare questo nuovo evento? Allora, le migliorie che abbiamo apportato sono venute dal fatto che l'anno scorso abbiamo notato delle carenze non dovute a noi. È arrivato il triplo della gente che ci aspettavamo, non eravamo preparati a questa cosa, non avevamo assolutamente il materiale sufficiente per fare una distribuzione migliore, quindi si sono formate code. Quest'anno cerchiamo di evitare queste cose qua. Proprio per evitare queste cose qua ci siamo forniti di vetrine per fare la distribuzione in modo migliore, più diviso, più separato, in modo che uno si vede che c'è la coda da una parte, si sposta dall'altra e così. E questa è una cosa importante che sottolineiamo, perché comunque l'altro anno qualcuno ha fatto un po' di polemiche, giustamente, perché non era... abbiamo ampliato la parte gelati, praticamente abbiamo dedicato un capannone solo ed esclusivamente al gelato, spostato quello della ristorazione in altra parte, tanto il parco è immenso, quindi abbiamo tutta la possibilità di farlo.
Abbiamo tenuto un'area che sarà la Piazza dei Sapori, dove c'è, oltre a due associazioni rivalese che sono San Grato e Prologo, che fanno parte del PSOC Insieme, che distribuiranno cibo così da asporto. Abbiamo anche altri commercianti, altri distributori che fanno ognuno qualche la sua specialità, e ci sarà anche questa, e l'abbiamo chiamata Piazza dei Sapori. Ci saranno spettacoli serali, perché comunque tutte le sere ci saranno spettacoli, anche il venerdì abbiamo i coscritti, le leve che partono dal 92 fino al 2005. Speriamo di avere movimento, avere gente, e più che altro speriamo che il tempo ci aiuti. Il tempo ci ha assistito fino adesso, speriamo che anche in quei tre giorni sia... Speriamo tanto. Però, in quello, perché quello che conta è il tempo, quello che ci dà... Una grossa mano. La grossa mano è il tempo. Allora, ricordiamo alla gente comunque che, anche se se piove, abbiamo padiglioni coperti, la distribuzione è tutta al coperto, quindi sì, non è che se piove... Si rischia di stare all'acqua. Abbiamo messo questi padiglioni in più proprio per dare la possibilità alla gente. Anche dove c'è l'area street food, facciamo un ferro di cavallo con all'interno delle strutture dove la gente può andare lì con dei tavoli, delle panche, dove si può andare a prendere del cibo e poi andare lì a sedersi e portare quello che si è preso. Certo. L'unica cosa che se dovesse proprio piovere, far brutto, potrebbero essere gli spettacoli serali che magari possono essere annullati. Subire variazioni. Però il resto, la distribuzione, come dicevo appunto, coperta, come ha detto giustamente Luciano, abbiamo un padiglione dedicato solo al gelato, ci stanno dentro un sacco di persone, distribuite, può distribuirsi il gelato in diverse zone. Il ristorante è chiuso, la zona, diciamo, street food, anche quella, a questo padiglione coperto per sedersi, quindi anche se piove no, la gente non deve avere timore, ma venire lo stesso a gustare queste privatezze, perché come dico anche a molti amici, ma il gelato, sì, questo è un gelato particolare, ci sono dei gusti che possiamo assaggiare solo qui. Sì, certo, solo si punta qui. Sulla qualità e anche sulla novità, cioè sulle cose un po' più di nicchia che non sono i soliti gelati che possiamo trovare ovunque. E diciamo che sono quasi preparate quasi espressamente per il nostro festival, quindi Marco può confermarlo. Sono gusti esclusivi che non troverai. Nuovi, sì, gusti esclusivi preparati apposta per il festival. È difficile assaggiarli, cioè poi li troverete sì, ma nelle gelaterie e dei gelatieri sparse per l'Italia, quindi il bello di questo appuntamento è proprio poter arrivare in un posto solo dove hai la possibilità di assaggiare la Liguria, fatta dal gelatiere della Liguria, hai la possibilità di fare la Sicilia, la Calabria, dipende un po', adesso non voglio svelarli tutti perché sarà certo un evento. Una cosa che non abbiamo detto, che sabato mattina e domenica mattina apriremo alle 10 con la granita siciliana e la brioche, quindi una colazione tipica siciliana. Sì, esatto. Sì. Abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo visto che andava bene, ripetiamo la cosa. Certo. Comunque c'è stata una richiesta, già solo la domenica mattina, l'anno scorso abbiamo fatto 500 brioche in neanche un'ora, sono andate via tutte. Quindi, certo. Sì. Volevo ancora chiederti una cosa, quindi come organizzazione tutte le associazioni di Rivara hanno dato il loro certo e daranno un contributo? Associazioni che fanno parte di Associa Insieme e associazioni che non fanno parte di Associa Insieme, ma che comunque portano un'associazione che dà un grosso contributo e sono quelli delle guide, cioè le guide che portano, perché noi abbiamo fatto questo festival per portare la gente a vedere Rivara, a conoscere Rivara. Per conoscere Rivara meglio abbiamo messo questo servizio che è gratuito, bisogna solo prenotarsi, ci sono i numeri su internet, eccetera, per telefonare, prendere la prenotazione, per poi essere portati a spasso per Rivara con delle guide che ti raccontano non solo quello che vedi, ma anche la storia di quello che è successo a Rivara. Per chi è già venuto, chi ha già visto Rivara l'anno scorso, perché sono stati tantissimi l'anno scorso,
abbiamo fatto una variante che è una camminata serale sui boschi, in mezzo ai boschi e alle vigne di Rivara, a cercare le streghe. A cercare le streghe. E lì ci sarà un qualcosa di così a sorpresa durante la marcia. Poi vi portiamo su a Pescemonte, dove si vede la piana fino a Torino. Eh sì, per chi non è del posto, ovviamente. Per chi non è del posto è una cosa diversa e carina. Certo. Se non avete nient'altro da aggiungere... Volevo aggiungere una cosa importante, che abbiamo fatto un'altra cosa, direi, molto interessante anche poco di mondo del lavoro. Quest'anno abbiamo, già l'anno scorso abbiamo fatto, abbiamo coinvolto i ragazzi dell'alberghiero di San Benigno, ma questa volta abbiamo coinvolti a pieno nella manifestazione, quindi non solo per la cena gourmet, per il servizio e ad aiutare i cuochi, ma li abbiamo coinvolti nella preparazione del gelato, quindi li abbiamo messi insieme ai gelatieri, prepareranno anche loro i gusti insieme al gelatiere, mantecheranno, prepareranno le varie cose e poi lo somministreranno anche al pubblico. Quindi per fare vedere un pochino ai ragazzi di seconda, di terza, di quarta e di quinta, che saranno tantissimi, hanno deciso di partecipare proprio come uscita scolastica a questa esperienza gelato anche per loro. Quindi un po' di lavoro e un po' di anteprima di quello che potrebbe essere una loro carriera, certo, in questo mondo, se magari qualcuno si appassiona. Speriamo. Io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti, vi saluto. Grazie a voi. E a voi, amici di Obiettivo News, vi ricordo di non perdervi quindi l'appuntamento con la seconda edizione del Festival del Gelato il 5, 6 e 7 maggio a Rivara.